Micco Dolci, soddisfatto di questa prima parte di stagione dell'Under 16? Diciamo di sì, sicuramente eravamo partiti con delle speranze superiori rispetto a quello che poi alla fine siamo riusciti a ottenere, però abbiamo dovuto fare fronte a diversi infortuni, a partire da quello della ragazza del gruppo Serie D Under 18 che poi ha sconvolto un po' tutti i piani, quindi con spostamenti dei vari gruppi, però devo dire che le ragazze su cui stiamo lavorando stanno rispondendo bene. Siamo stati, diciamo tra virgolette, costretti a far dare maggiore spazio a ragazze che inizialmente erano un pochino più indietro e hanno risposto, appunto, come ti dicevo, diciamo bene, stanno crescendo, quindi sicuramente sono fiducioso per queste ultime due partite che ci aspettano. Se riusciamo a vincerle possiamo arrivare comunque terzi in campionato, che è un ottimo risultato alla luce, appunto, delle difficoltà che abbiamo. Ecco, l'avevamo detto, non è un gruppo che deve crescere. Un gruppo questo che deve crescere, sì, eravamo riusciti a trovare un po' di equilibrio, però poi purtroppo abbiamo avuto, diciamo, delle defezioni per noi importanti. Siamo andati a giocare l'ultima partita ad Orvieto, diciamo, senza tre titolari, quelle che comunque fino a quel momento avevano giocato di più. Però devo dire, devo fare complimenti alle ragazze che le hanno sostituite, perché si stanno sicuramente comportando alla grande, stanno cercando di mettere in pratica quello che proviamo a trasmettere durante la settimana.